Facciamo questa preparazione. Prima di tutto il rilassamento fisico. Siamo sempre troppo tesi. Binocolarsi dalla testa ai piedi, muovere. Così. Ecco. Poi rilassamento emotivo. Calma. Serenità. Scaricarsi risolutamente del fondo delle nostre preoccupazioni personali, almeno per questo periodo, metterle da parte. In fondo non hanno l'importanza che ci attribuiamo, sono parte della grande illusione, passeggere, mutevoli. Quindi calma, serenità. Invece usiamo la forza dell'emozione, del sentimento, quale propellente verso l'alto, quale farvi d'aspirazione verso l'anima, verso il sé, verso la realtà. Segue il raccoglimento mentale. Questo è molto difficile e non dobbiamo illuderci di poterlo raggiungere pienamente, ma non è necessaria. Se riusciamo a disinteressarci del lavorio meccanico della mente, questo può restare periferico ai margini della coscienza e non impedire al centro di coscienza di elevarsi e di ricevere le ispirazioni superiori, se no si fa un circolo vizioso. Si cerca di frenare la mente non obbedisce, allora ci si arrabbia perché la mente non obbedisce, e questo lo eccesso di più e così via. Invece tenerla buona per quanto è possibile, è come disinteressarci, trasferire, elevare l'attenzione, l'interesse mentale verso il mondo luminoso dell'anima. Quindi aspirazione del sentimento e proiezione dell'attenzione, dell'interesse verso il sé. Ora facciamolo per qualche minuto. In fondo questa preparazione si può chiamare un atto di disidentificazione successiva per permettere la parte positiva e vitale, che è l'identificazione col sé. E qui si può farlo in modo semplice ma efficace col bel mantra moriandiano, più radioso del sole, più puro della neve, più sottile dell'etere, è il sé, lo spirito dentro di noi. Noi siamo quel sé siamo noi. Questo è l'aspetto affermativo della meditazione. Perché, come sapete, meditazione in senso esoterico va presa un significato largo che include concentrazione, riflessione, percezione, ma anche e soprattutto affermazione. Ripeto il mantra e poi meditiamo per qualche minuto su questa verità liberatrice. Più radioso del sole, più puro della neve, più sottile dell'etere, è il sé, lo spirito dentro di noi.
noi siamo quel sé siamo noi. Cerchiamo di realizzarlo nel silenzio. Dopo ciò potrebbe venire una fase di meditazione riflessiva, cioè prendere un pensiero simile e con la mente illuminata cercare di andare a approfondire il significato del pensiero simile. Ora stasera non lo facciamo per mancanza di tempo, ma indico lo schema della meditazione completa. A questo segue la fase recettiva, cioè nel silenzio lasciare che vengano eventuali ispirazioni, illuminazioni, spinte, chiamate dal sé spirituale. A questo segue la fase della pervasione della personalità da parte delle forze spirituali. E allora possiamo immaginare e cercare di realizzare che la mente viene illuminata, che il sentimento viene suscitato, sentimenti superiori, e pervasi della qualità dell'anima, e che il corpo eterico e fisico vengano vivificati dalla onda discendente di energia spirituale. Questa è la pervasione, l'infusione dell'anima nella personalità, e facendo questo ripetutamente, a poco, per così dire, si crea un'unione crescente. L'anima viene, per così dire, ad abitare nella personalità. In altre parole, si apre la psicosintesi, l'unione di tutti gli aspetti del nostro essere sotto l'influsso dell'anima. Cerchiamo di immaginare un momento quest'onda discendente di luce, di amore, di potere. Ma questo può essere intensificato dalla fase invocativa, invocazione che allora è un atto di servizio, perché non solo lo invochiamo per noi, ma lo invochiamo per tutta l'umanità, per tutti gli esseri viventi. E quando parlo di tutta l'umanità, ricordiamo sempre il grande numero di anime non incarnate attualmente. È detto che sotto circa un ventesimo delle anime sono incarnate in un dato periodo, anche in questo in cui ci sono molte incarnate. Quindi realizziamo quella che Capitini dice con una bella parola, la compresenza dei cosiddetti vivi e dei cosiddetti morti, che sono altrettanto vivi. Allora, con questa intenzione, diciamo insieme, dal punto di luce, dentro la mente di Dio, affluisca la luce nelle menti degli uomini, scenda la luce sulla terra. Qui possiamo visualizzare un punto altissimo, bagliante, da cui scendono fasce di luce. Dal punto di amore
dentro il cuore di Dio affluisca l'amore nel cuore degli uomini. Possa Cristo ritornare sulla terra. Qui quando c'è il tempo si può immaginare questo ritorno e gli effetti rigeneratori che avrà. Nel centro del volere di Dio è conosciuto, in proposito vede i piccoli voleri degli uomini, in proposito che i grandi esseri conoscono e servono. Un proposito che si attua mediante le varie fasi del piano divino. Dal centro che è chiamato il genere umano si svolga il piano di amore e di luce, possa sbarrare la porta dietro cui il male risiede. Questo fa sentire la nostra dignità e responsabilità di essere, per così dire, collaboratori di Dio. In fondo, siamo parte, particelle dell'anima universale e come tali compartecipi attivi e collaboratori. Ed ora la formazione trionfale che la luce, l'amore, la potenza ristabiliscono il piano divino sulla terra. E l'ultima fase è la fase dell'espressione e della irradiazione. Le energie così ricevute e affluite nella nostra personalità devono essere usate e messe in valore, se no ne abbiamo un troppo pieno che ci può anche nuocere, ma soprattutto perché vanno usate nel servizio. Vanno usate in due modi, nelle attività di servizio esterne, attività creative ed ogni genere di servizio, ma soprattutto con l'irradiazione, non dico soprattutto, in tutti e due i modi. E per questo noi usiamo la bella benedizione buddista. Anche in questo, rivolgendosi a tutti gli esseri, includiamo tutti gli esseri, non solo le anime umane incarnate o non incarnate, ma tutti gli esseri che fanno parte della manifestazione divina. Amore a tutti gli esseri. Compassione a tutti gli esseri. Gioia a tutti gli esseri, serenità a tutti gli esseri. Ora qualche momento di silenzio, concludiamo affermando, invocando, così sia. Aiutateci a fare la nostra parte.